Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo video, video dei prodotti finiti che ho messo dentro questa borsettina carinissima. Spero si veda bene il video dal punto di vista della luce perché qua si sta scurendo tutto e sì, spero insomma che riusciate a vedere qualcosa. Allora, ne ho finiti abbastanza di prodotti, ne avevo altri in fase finale, però per non caricare troppe cose il video e non renderlo troppo lungo, magari ne farò uno fra non molto tempo. Sono diversi prodotti, il video durerà un po' di più rispetto ai miei soliti. Incominciamo, li prendo a caso. Allora, intanto comincio da due profumi che ho finito, che ho subito prontamente rimpiazzato. Ve ne parlerò di quelli nuovi magari nel prossimo video. Allora, il primo profumo che ho finito, che non finiva più, è questo qua, Super Monoi Gold del dottor Taffy. Non mi dilungo troppo, avevo fatto un video apposta alcuni anni fa, buonissimo, persistente, un profumo naturale che io chiaramente mi è durato tanto proprio perché è un profumo prettamente estivo. Per quanto vabbè mi sia piaciuto, al momento non ho intenzione di ricomprarlo. Ci sono altre note che mi piacciono, che ritengo valide, che mi piace scoprire, per cui non lo ricompro. Non è costato tanto, per me è stato un ottimo profumo, 12 euro per 30 ml. Se avete voglia di vedere qualcosa in più, magari vi guardate il video apposta. Anche di questo profumo qua, i fiori d'arancio, che è un super low cost, ve ne ho già parlato su uno dei diversi tag che ho fatto. Rapporto qualità-prezzo ottimo. Come noto, olfattiva e fiori di arancio mi piace tantissimo, però anche questo non penso di ricomprarlo. Il brand non l'ho più trovato. Però anche come nota, un po' mononota, così un po' stanco. Adesso sono maturata a livello olfattivo, scopro note nuove, marchi nuovi, brand nuovi, per cui do spazio a qualcosa di diverso. Adesso andiamo un po' così a caso. Allora, poi ho finito questa crema corpo di Fito Cose al miele, l'ho comprata in occasione della fiera Fai la cosa giusta, dove mi ero incontrata con Tatiana. Sono 200 ml, 4 mesi di PAO, l'ho pagata 9,90 euro, una buonissima crema, ottimo rapporto qualità-prezzo. La profumazione, allora, deve piacere il miele, a naso così può sembrare un po' troppo dolciastra e stucchevole, però poi una volta messa sul corpo perde la profumazione, diventa meno pesante e più piacevole. Non è alla fragranza di miele, c'è proprio il miele come principio attivo, per cui è una crema nutriente, è fluida, un po' troppo fluida, fa fatica a uscire dalla bottiglietta. Sarebbe più indicato un barattolo, a mio avviso, perché poi alla fine bisogna lasciare la testa in giù e spingere, però si spalma bene, non unge, lascia una bella pelle idratata, lucida e setosa. Mi piace tanto, dovrei fare un ordine apposita per comprarlo, non credo che andrò a comprarlo apposta, però se ho occasione, mi pare che si trovi anche su Ecoverde, di fare un ordine online, posso cercare di comprarla. Ci sono diverse profumazioni, c'è il tè bianco al muschio, c'è quella al naturale senza profumazione. Merita sicuramente per il prezzo, 9,90 euro, 200 ml, 4 mesi di PAO, si finiscono facilmente come crema corpo, super consigliata. E questo poi un prodotto, questo qui, il doccia schiuma. Allora, voi, per chi magari mi segue, sa che io non compro tanti doccia schiuma, preferisco le saponette, però per le vacanze, quando vado via e mi muovo, chiaramente la saponetta non è comoda da viaggio. Questo qui del marchio Tiama Bio mi era stato omaggiato nell'occasione del Sanna dell'anno scorso, fantastico. Allora, già è la profumazione che piace a me, che è al limone, per cui non potevano veramente, cioè, se mi avessero regalato quella all'Iris, avrebbero fatto un dispetto. Un profumo agrumato al limone buonissimo, persistente, fresco, energizzante. Costa intorno ai 4,50 euro, ho guardato. Se vi capita di, non so, l'occasione di provarla, approfittate, magari scegliete la fragranza che piace a voi. E se dovete fare un ordine online, dovete chiuderlo per le spese di spedizione, non volete pagare, provate così a provarla. A me è piaciuto tanto. Tra l'altro, nell'Inci, la cosa che ho notato è che subito dopo l'acqua, il secondo ingrediente è il succo di aloe, il gel di aloe, per cui lo rende anche molto idratante. Adesso
Cos'è che io chiedo a un doccio schiuma? Che non secchi la pelle, insomma, che sia magari profumato al punto giusto. L'ho trovato anche molto idratante, per cui qualche volta se uno aveva fretta, non aveva voglia di mettersi la crema a corpo, poteva anche stare senza. Molto molto idratante, molto buono, mi è piaciuto tanto. Posso anche pensare se non di poterlo ricomprare, non ce l'ho nei negozi fisici, io non l'ho visto. Però, insomma, ottimo, ve lo consiglio. Poi, un'altra cosa che invece, ecco, questo non mi è piaciuto niente, Aloe Therapy, che è una mousse intima del dottor Taffi, che è Aloe Therapy, però c'è anche il tea tree e cosa. Allora, io non l'avevo ordinato questo qui, l'avevo comprato un po' di prodotti del dottor Taffi in occasione di una promo molto conveniente, ho comprato diverse cose. Si erano sbagliati a mandarmelo, invece di mandarmi la schiuma detergente, che era quella che ci tenevo più di tutti, mi hanno mandato questa. Non mi hanno fatto un reso, me l'hanno lasciata, mi hanno detto la provi e veda. Allora, intanto ha una profumazione fortissima che come detergente intimo non la trovo sinceramente molto indicata, soprattutto per chi è delicato come me. Io ho scoperto che tollero solo i detergenti intimi che hanno come ingrediente la camomilla, tea tree, aloe, timo o ortica, creano solo problemi. Questo qui appunto già ha una profumazione molto forte, no, 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 come detergente intimo, assolutamente. Poi comunque l'idea di avere una schiuma non mi piaceva, perché un conto è come detergente viso. E, ho dovuto terminarlo come detergente per i piedi, visto appunto per la sua profumazione molto indicato, li profumava per bene, e ho anche come detergente mani, ma no, assolutamente come detergente intimo. Non lo ricompro, non mi piace la formula in mousse per i detergenti intimi. Purtroppo è andata così. Poi un'altra la maschera di cui vi avevo parlato nell'altro video, appunto degli haul, degli acquisti che ho fatto al DM, ho provato questa maschera in tessuto che adesso io non so, spero qualcuno di voi mi sappia dire, l'ho messa qua dentro perché non è indicato dove vada, comunque metterò tutta nella plastica. Mi è piaciuta tanto, la maschera è molto imbevuta. Si stende bene, è ricca, c'era tanto anche liquido dentro che ho provato a metterla nel collo. È una maschera molto semplice, da ingredienti idratanti. Io di solito quando prendo maschere difficilmente prendo qualcosa di idratante, prendo o anti-age o nutriente, perché se voglio fare una maschera idratante metto un bel strato di gel di aloe la notte e la sera prima di andare a letto ed è fatto. Però per il prezzo che aveva per farsi una coccola, per provarla, perché costava 1,80 euro, è meritato. Mi ha lasciato la pelle idratata, fresca, così ogni tanto faccio una coccola può andare bene, o anche come idea regala. Ecco, non è che ho visto il giorno dopo la pelle più luminosa, però come funzione relax e tutto, una pelle secca o per una giornata al mare è super indicata, mi è piaciuta. Posso anche, ne ho un'altra, però insomma, se volete provarla merita, non sono soldi buttati. Poi ho finito dei solari e di questo qui non ve ne avevo mai parlato. Allora, per me il brand BioArt, per quanto riguarda i solari, è il miglior brand che io conosca. Adesso non è che ne ho provati sinceramente tanti altri, però a me piace, non ne proverò altri. Questa qui è il solare SPF 50 in versione spray, la miglior cosa che potessi trovare, l'ho preso ancora l'anno scorso. Questo è il solare da città. Io sempre, tutti i giorni, a meno che proprio non mi dimentichi, esco e metto sempre la protezione solare. Questo qui in versione spray è molto leggero e facile, ne metto 3 zig o 4. E vabbè, come tutti i solari, tende a fare un po' sudare, soprattutto nelle giornate calde, però è la versione più semplice, più leggera da mettere appunto tutti i giorni per quell'oretta o un'oretta e mezza che sto magari fuori in bicicletta o quando vado a correre. Non ho intenzione di provarne altri. Ne ho ricomprato un'altra confezione. Il prezzo di queste era 22 euro, l'avevo comprata l'anno scorso in occasione del 20% di sconto che c'era qui alla Spiga d'Oro a Treviso. Sono 150 ml e il PAO è 12 mesi. Devo essere arrivata giusta in tempo. Appunto come PAO, e questa appunto è quella che io uso da città, perché per andare al mare, ecco, allora è risaputo che le versioni spray per il mare per tutto il giorno si consumano in un 448, il rapporto qualità-prezzo non è molto conveniente, cioè
in 2 o 3 giorni di mare si è finita una confezione così. Per cui quando io vado al mare, adesso questo l'ho tagliata, ma ve ne ho parlato, ho fatto un video apposta, anche questo è sempre 50 più SPF, protezione viso della BioArt, uso questa qua in pasta. Una volta usavo questa tutti i giorni, però in effetti è un po' eccessiva. A me queste creme qua, solari, non hanno mai fatto venire fuori i brufoli. Io ho una pelle normale, non ho una pelle mista, per cui non mi hanno creato imperfezioni. Quando sono al mare, però, o in piscina, che sto tutto il giorno, sarà l'aria, sarà che sono più esposta al sole, sarà la salsedine, sarà anche l'acqua del mare. Io preferisco, mi sento più protetta con questo. Con questo qua avevo notato che, a parte metterla più spesso, avevo degli arrossamenti. Non che io mi scottassi, sarà un fatto psicologico, però per il mare o per la piscina, se vado a nuotare o faccio la giornata tutto il giorno fuori al sole, vabbè, sto coperta, ho il cappello, ho gli occhiali, però preferisco queste. Queste sono marche creme che ho già ricomprato. BioArt ha fatto una nuova linea, ha rinnovato il packaging, ha fatto diversi altri solari, anche di questi che io comunque ho ricomprato. Per me sono i solari migliori, non ne provo altri, perché quelle volte che ho cambiato mi facevano scia bianca, che mi sembrava di essere il fantasma al formaggino, oppure non erano di facile reperibilità. Questi qui li trovo all'acqua e sapone, alla spiga d'oro o anche il biosapori, e li prendo là senza fare ordini online. Poi ho finito 2 dentifrici, non so se ve ne ho mai parlato nei precedenti video. Questo qua è di natura verde, un gel e bio, molto buono. Allora, Altigotà, ho visto che costa di più rispetto al supermercato dove vado io in genere a fare la spesa. Il supermercato dove vado lo pago intorno ai 2 euro, Altigotà costa almeno 50 centesimi in più, per cui quando vado al supermercato di solito faccio scorta. Mi piace tantissimo. Dentifrici, detergenti intimi e solari, voglio che siano in faccia reabilità, non vado a fare ordini online, ed ha un buon profumo di menta fresca, lascia la bocca veramente con la sensazione di fresco, pulito e lavato, e in gel è buonissimo. Di solito alterno o questo o un altro prodotto di Pep Paoli che compro alla catena di supermercati all'Inps, dipende dove mi capita. Prendo, di solito faccio un po' di scorta perché così vanno sempre bene. Comunque ottimo, buono e tutto. Cosa che invece non mi è assolutamente piaciuta, avevo delle grosse aspettative per quest'altro dentifricio qui, sempre bio, anche questo mi era stato omaggiato l'anno scorso al Sana, e mi avevano dato anche tanti altri campioncini piccoli che erano di ottima profumazione, che lasciavano un gusto di pulito, di fresco in bocca. Questo qua in versione full size, io ho capito che quando si va in fiera ci sono prodotti che non vanno, li regalano. Avevo grosse aspettative, volevo provarlo perché il propoli mi piace, dà una sensazione di disinfettato, di bocca pulita, cosa che invece non è stato. Non è in gel, è in pasta. Blow Med, è il brand, che non è un brand italiano, però non mi lasciava né la bocca da sensazione né da pulita né da fresco né da lavato, un gusto un po' dolciastro, che non mi è piaciuto. L'avrei voluto, se mi fossi trovata bene l'avrei anche riprovato, perché so che dentifrici al propoli non ce ne sono tantissime, Fitocose ce l'ha. Però pazienza, comunque io l'ho finito e amen. Poi sto andando a vedere. Poi ho finito quest'acqua. Allora, la mia amica Tatiana del canale Tatiana Lu mi ha inviato questa di Flower Tales, quest'acqua di rose. Mi ha fatto provare un campioncino. Fogo il Tales è un brand tipo Aromazone, mi sembra, se non ho guardato male, ma in versione italiana, dove vende un sacco di materie prime. È un'acqua di rosa che a me è piaciuta tanto. Io in genere ho fatto sempre fatica a trovare l'acqua di rosa che mi piace, nel senso che mi seccano, mi tirano la pelle. Non mi è mai piaciuta. Anche per i tonici prendo prodotti con aloe, con camomilla, con calendula, però questa mi è piaciuta molto. Non mi lasciava per niente il viso né tirato né secco. Posso anche provare a comprare la confezione intera, visto che c'è un boccione, e anche il rapporto qualità-prezzo era ottimo, non era per niente caro. Poi mi aveva sempre fatto provare
del Specchio Sole, il gel di aloe col tea tree, e anche questo mi è piaciuto. Mi è piaciuto nel senso che ho provato a metterlo in faccia, non mi tirava, non era un effetto tirante, non era un effetto appiccicoso. L'avevo provato a mettere anche dietro nelle spalle, che è un po' di imperfezione, e mi era piaciuta. Non conosco bene l'inci dei prodotti del gel d'aloe di Specchio Sol, perché io non voglio che ci sia l'acqua nel gel d'aloe, non so se Specchio Sol lo mette o no, non lo trovo neanche facilmente questo brand. Comunque buono, grazie Tatiana. Poi ci sono un po' di prodotti. Ah, vi faccio vedere questo, che è un pezzo. Questo qua è un pezzo di sapone che avevo comprato della saponaria, quello per lo scrub arance zenzero era, che appunto ha dei semini di papavero per scrubbare da doccia con la corda. No, allora, la profumazione non mi dice niente, è talmente tenue che non si sente, primo, però questi scrubbini, questi semini, io trovo che più che fare un'azione scrub, graffiassero. L'ho usato come un sapone normale, sono rimasta un po' delusa perché avevo sentito recensioni fantastiche. A me, forse per la pelle delicata, io scrabo anche con il guanto, scrabo anche a volte con un'energia, però un conto è scrabbare, un conto è graffiare se non si sta attenti. Io mi sono trovata con degli strisci sulla pelle, forse ci sono andata sul pesante, non lo so, però non mi è piaciuto. È lo scrub doccia della saponaria. Poi ho finito di World of Beauty Italy, chi mi segue sa che sono stata selezionata come beauty influencer, questa crema dopo sole che dicono avere anche effetto di prolungare l'abbronzatura, fantastico, buonissimo. Allora, io non ho provato a vedere se prolunga l'abbronzatura, bisognerebbe forse usarlo più a fine stagione e vedere. Io comunque l'abbronzatura riesco sempre a mantenerla per tanto tempo perché uso protezioni alte per il corpo. Da quest'anno, per la lotta contro le macchie, prendo il sole solo e esclusivamente sotto l'ombrellone e all'ombra, e quando vado in acqua mi metto il berretto in testa, non metto più la testa sotto l'acqua per essere riparata maggiormente. Buonissima come crema corpo. Allora, in combinazione corpo dopo sole. Intanto la profumazione è paradisiaca come tutti i loro prodotti. Questa è una profumazione agrumata di tra arancio e mandarino, buonissima. La consistenza era fluida al punto giusto, si spalmava bene, idratante, nutriente anche leggermente, sì. La profumazione rimaneva una bella gamba lucida, idratata, ottimo. Purtroppo non è facile reperire i loro prodotti, non vengono venduti online, questo è un po' una pecca, però mi è piaciuto, l'ho finito molto volentieri, permetteva anche un bel massaggio. E questo, poi, sempre dello stesso brand, World of Beauty, questo qui è stato il primo prodotto, tra l'altro, nella prima box che avevo trovato, che la profumazione anche mi piace tantissimo e mi ricorda il mio viaggio in Marocco perché l'ho portata lì. È una semplicissima crema idratante, non è una crema né anti-age né una crema nutriente. L'ho portata inizio per il tipo di pelle che ho io normale, l'ho portata più che altro inizio e fine stagione, l'avevo portata anche con me in Marocco nelle vacanze di Natale. È buona, una profumazione anche questa gradevolissima. Che tra l'altro appunto mi ricorda la vacanza in Marocco, mi ero portata anche un profumo, però il mio cervello a livello olfattivo ha memorizzato questa fragranza qua. E buona, una semplice comunque crema idratante che fa il suo lavoro, che lascia l'idratazione completa per tutto il giorno, non appiccica, non unge, e buona. Vediamo come ultimo prodotto, che forse allora, è il siero Bio e Carrube per il viso, effetto Botox e tutto. Allora, del Bio e Carrube vedo tante recensioni e sento tanto, tanto parlare bene di quello che è il contorno occhi. Io questo siero qui l'ho preso l'anno scorso al Sana, mi pare che il prezzo di listino siano 48 euro, che non è poco, e l'ho comprato scontato, mi avevano fatto lo sconto. Io non uso contorno occhi perché il fatto che comunque il contorno occhi vada messa qua a lato, metto il siero, poi comunque è una zona contorno occhi veramente delicata e non tollero le creme troppo vicine, per cui metto questo qua. Cosa dire? Allora, promette un effetto Botox, io non ho mai fatto il Botox, comunque come effetto liftante e levigante, quello sì,
non c'è dubbio. Dice che permette un'idratazione costante per tutto il giorno e che è adatto proprio perché è oil free per anche le pelli miste e grasse. Allora, la profonda idratazione, sebbene che ci sia il sodio ialuronato anche se non all'inizio, no. Io, il fatto che non ci fossero degli oli, perché ci sono solo estratti vegetali, e di cui anche questo estratto dai semini della carruba che sembra avere un alto potere idratante, non l'ho trovato. Ecco, fra i tanti seri che ho provato, allora è quello cui ho speso un po' di più. Posso permettermi di dire che secondo me non è giustificato il prezzo. Non penso di ricomprarlo, anche perché partendo dal presupposto che i Siri non fanno i miracoli, non vedo perché devo spendere tutti questi soldi. L'ho provato, mi sono tolto uno sfizio, però ho provato Siri che erano più performanti dal punto di vista dell'idratazione. Per il mio tipo di pelle normale, a volte anche un po' secca, se ci fosse stato un olio io l'avrei preferito. Ecco, secondo me questo può essere un siero che va bene appunto per le pelli grasse o miste che non tollerano niente. Per una pelle normale come la mia, sì, si vedeva che era un viso curato, una pelle curata e tutto, però insomma, visto che spendo 48 euro, vorrei anche qualcosina in più, oltre che solo l'aspetto visivo. È da dire anche che io l'ho usato di giorno e non di sera perché usavo una crema sfriante di fitocose, però adesso sto provando degli altri sieri low cost, ottimi. E ne ho provati anche altri che avete visto recensiti da stare intorno ai 38-39 euro. Mi sembra più che aggiudicata per un siero. Comunque, l'anno scorso ho voluto provarlo. Ne ho approfittato appunto dello sconto del 20%, che non era neanche poco. Per cui, da 48 euro di listino, dovevo averlo pagato 40 e andava, però a prezzo intero. Non lo compro, non lo so. Comunque, se lo compro scontato, ecco perché io sto potere. Così alto di idratazione non l'ho trovato. Avrei dovuto mettere il siero e poi una crema. Solitamente, cosa che non faccio, di solito uso solo il siero o alla sera o alla mattina, non ho bisogno. E vabbè, questo è tutto. Queste erano le mie considerazioni. Spero di avervi spiegato tutto bene, insomma, di non aver tralasciato niente, di non essere anche stata troppo sbrigativa, perché a volte per non fare video lunghi accorcio tutto. Sto finendo altri prodotti, magari ve ne riparlo fra un po'. Il prossimo video sarà appunto sui due profumi che mi sono comprata per rimpiazzare questi due. Il terzo è l'acqua di colonia che vi ho fatto vedere. Io comunque spero di avervi fatto un po' di compagnia in queste giornate estive. Ci vediamo sicuramente presto. Vi saluto e ringrazio tutto per il tempo che avete speso per guardarmi. Un bacio e buona giornata a tutti. Ciao.